Una volta cliccato su avvia installazione, vi è la pagina di benvenuto nella famosa installazione di WordPress in 5 minuti. Bisogna compilare semplicemente le informazioni riportate e quindi successivamente si sarà pronti per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo. A questo punto parte la famosa procedura di installazione in 5 minuti. Per prima cosa è importante inserire alcune informazioni utili sul blog, come il titolo del sito, il nome dell'utente amministratore e la relativa password. Questi ultimi due dati saranno le credenziali di accesso al pannello di gestione del sito internet. È bene dunque segnarli. Clicchiamo su Installa WordPress. In pochi secondi la procedura terminerà e visualizzeremo la pagina di successo. Terminata quindi l'installazione, la famosa installazione in 5 minuti di WordPress, dobbiamo creare il file wp-config.php e per far questo utilizziamo il file di esempio wp-config. Sample.php che ci mette a disposizione WordPress. C'è quindi da mettere mano al codice. Portiamo nella cartella di WordPress, nella quale abbiamo scaricato tutti i nostri file, e apriamo il file wp-config-sample.php e con un editor di testo, ad esempio Blocknote per chi utilizza Windows o TextEdit per chi utilizza macOS, Nano Pico per chi utilizza Linux. Io per semplicità ho utilizzato Dreamweaver per aprire questo file. Cerchiamo quindi ora all'interno della pagina wp-config-sample.php la porzione di codice qui riportata, ovvero quella in cui vi è la definizione del database. Database underscore name underscore year e sostituiamo a questa porzione di codice il nome del database che noi abbiamo dato. Quindi togliamo database underscore name underscore year e mettiamo il nome del database che noi abbiamo scelto in fase di installazione. A questo punto dobbiamo sostituire le variabili riguardanti il nome utente, la password e lost name che sono evidenziate nelle righe successive. Quindi al posto di username inseriamo il nome utente del database, al posto di password underscore here la password associata all'utente e al posto di localhost inseriamo l'eventuale hostname che ci è stato fornito dal provider. A questo punto, per poter utilizzare WordPress, dobbiamo effettuare il login. Bisogna quindi inserire nome utente o indirizzo mail e la password, ricordandoci che il nome utente e la password sono riferite al sito internet e non al database. Una volta inseriti nome utente e password, andremo nella parte amministrativa del backend di WordPress. E quindi a questo punto possiamo essere sicuri al 100% che l'installazione di WordPress è andata a buon fine. Diamo quindi ora una rapida occhiata al sito. Questa che vediamo è la dashboard dell'amministratore. A sinistra è presente un menu e poi invece sulla destra tutta la pagina dei contenuti. In alto c'è un quick link che ci permette di creare nuovi articoli, a caricare immagini, a creare pagine utenti. In alto a sinistra c'è un link alla visualizzazione che ci consente di passare alla visualizzazione del sito vero e proprio. Ora vi farò vedere come si presenta il sito vero e proprio. Vedete che è molto scarno, che non ha molto appeal. Questo è il sito come si presenta ora.